fra un po' vi racconteremo come è andata a finire, che cosa ci ha detto questo uomo. Anna non ha ancora visto questo filmato, lo vedremo insieme a voi fra poco. Intanto lanciamo la copertina. Sei stata ricevuta in questura, ti hanno detto che riattivano il codice rosso, dunque... Sono stati delegati loro dell'anticrimine dal tribunale e mi ascolteranno. E quindi si presume e si spera che arrivi il famoso provvedimento. Le donne devono essere credute, ascoltate di più. Questo non ci stancheremo mai di dirlo. Io credo che dobbiamo arrivare a 300-3000 denunce, aiutare le donne a non tenersi più nulla dentro, perché questo muove la giustizia, nient'altro. Ciao Anna, buongiorno. Ciao Carla. È la dottoressa Formicola, a cui studio abbiamo cambiato gli ospiti, Maria Teresa Ruta, Giovanni è rimasto, Antonella Piperno e Mirella Serri. Allora, perdonatemi, ma io vado prima da Anna. Anna, noi, un nostro collaboratore ha provato a parlare con il tuo aggressore, con la persona che tu hai denunciato per ben 30 volte, con la persona a causa della quale è stato attivato il codice rosso, non solo, ma è stato anche attivato un divieto di avvicinamento. Ma questo signore non ci sente, non ascolta. Te la senti che mandiamo in onda sto filmato? Sì. Sì, sì. Ok. Eleonora, buongiorno a allora, tutti. Sì, ciao. Assolutamente sì. Allora, noi siamo andati a cercare quest'uomo, abbiamo provato a chiedere alla persona che Anna ha denunciato, denuncia, continua a denunciare per stalking, per aggressioni, gli ha messo pure le mani intorno al collo più volte, è stato ripreso da delle telecamere dentro un supermercato e abbiamo provato a chiedergli perché. Perché continua? Perché nonostante fra poco parta un processo, nonostante sia attivato un codice rosso, nonostante la questura di Napoli si sia mossa, nonostante ci sia un divieto di avvicinamento, perché lui continua ad aggredire, a stalkerizzare Anna? Perché? E vedete, guardate che cosa ci ha risposto. Buongiorno, mi scusi. Buongiorno, signor... Buongiorno, siamo della RAI. Le posso fare qualche domanda? Riguarda che cosa? No, per la storia, sai, della signora... Che dice che la signora... le dà fastidio. Però, siccome facciamo parlare sempre la signora... ci dica qualche cosa pure lei dal suo punto di vista. Cosa pensa? Niente. Eh? Non c'è niente da dire? Possibile che non c'è niente da dire sulla... Non ha niente da dire. Attenzione. Faccia attenzione. Aspetti un momento. Diamo il suo punto di vista. Pronto? Chi è? È pronto, parlo con... No, ha sbagliato. È vero che lei fa dei gesti brutti al quando la vede? Grazie a Luca Bugliarello. Ecco, noi abbiamo avuto questa risposta. Non la conosco. Anna, quest'uomo dice di non conoscerti.
Magari fosse così, Eleonora. Incredibile. Il punto è che la mia vita ad oggi non è cambiata, perché io continuo ad avere ancora più paura, perché lui sicuramente adesso sarà anche arrabbiato, no? E io continuo a camminare con un telefono in mano, perché poi qualora lui si dovesse avvicinare io comunque devo testimoniare, quindi io devo stare alla guida con un telefono in mano e la telecamera accesa. Io sono stanca, Eleonora. Tu sei mamma, così come tante mamme e tanti papà che ci stanno guardando. Se aspettiamo che lui possa violare questo provvedimento, non lo farà per venirmi a guardare la bella faccia che ho, ma verrà per uccidermi. Questo è chiaro, penso, a tutti. Non va a rischiare il carcere semplicemente per avvicinarsi. Verrà per uccidermi. E sai che ti dico? Se deve farlo, che lo faccia subito. Almeno io libero i miei figli. No, non parlare così, Anna, però. No, Anna, no. Ti prego. Anna, no. Ti prego. Sto combattendo insieme a te è questa così, battaglia. È così, Eleonora, è così. Non devono vincere i violenti. Eleonora, perché Anna è molto provata, ha paura perché sta facendo fare questa vita di rinchiusi anche ai due figli adolescenti. E quindi adesso ha ancora più paura, Anna, perché dice... Gli hanno notificato questo provvedimento, quindi la mia paura è che si voglia in qualche modo vendicare. Quindi fa veramente i spostamenti necessari, sempre con tanta precauzione, cercando di farsi accompagnare da un amico. L'ultima volta che si è fatta accompagnare, lui si è avvicinato, ancora diciamo doveva essere notificato il provvedimento, gli ha gridato che devi morire, quindi comunque si è trovato coinvolto anche l'amico, e giustamente Anna dice nessuno mi vuole più accompagnare, perché poi mi hanno dovuto accompagnare all'ospedale che mi sono sentita male, mi ha dovuto accompagnare in commissariato per un'ulteriore denuncia del fatto, quindi dice mi stanno abbandonando tutti, perché comunque non parliamo di un mese, due mesi, ma qui parliamo di una storia di 3 anni, e quindi Anna è sola, Anna si sente, sente ancora più impaurita. Che cos'è? Allora, parliamo un attimo con gli ospiti, perché veramente davanti a questa situazione io non so più che fare, non so più che cosa bisogna fare. Eleonora, Maria Teresa. Ma guarda, Eleonora, giustamente ci siamo tutte quante allarmate quando Anna ha detto se deve venirmi a uccidere venga subito, ma qualunque mamma lo direbbe in questo momento per salvare i propri figli. Dobbiamo comprendere, perché i primi ad abbandonarla sono state le persone che hanno raccolto le sue denunce, è stato lo Stato. Sono 3 anni, 30 denunce e 11 fermi. È possibile che sia scattato ora il codice rosso così tardi? Così la rabbia di questa persona è cresciuta, non si è fatto niente per poterlo aiutare, perché si sicuramente una persona malata, ovviamente, quindi è una persona che va aiutata, supportata, curata, ma soprattutto a cui va messo un braccialetto elettronico immediatamente. Parlate una alla volta. Allora, Antonella e poi Mirella. Il codice rosso finalmente è stato attivato dopo un tormento di 3 anni, ma è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Ci vuole il braccialetto elettronico, perché... Chi può dire, chi può controllare se questo signore si avvicina di 300, di 250 metri o di 50? Nel momento in cui si avvicina, cosa può succedere? Ed è un provvedimento che dobbiamo ad Anna, ma anche a tutte le donne che sono in questa situazione. Ma è troppo tardi, perché si è incancrenito. Questa storia non aiuta a denunciare, perché chi la sente dice ma io che cosa lo faccio a fare se poi questo signore me lo ritrovo? Guardate che se non avesse denunciato, credetemi, sarebbe ancora peggio. Ha fatto benissimo, però adesso va aiutata, serve uno step in più, perché se no sono solo provvedimenti che restano. Allora sentiamo Mirella e poi voglio dire una cosa ad Anna. Bisogna assolutamente impedirgli di avvicinarsi. L'unica soluzione a questo momento sembra il braccialetto elettronico. Quindi quello l'arresto, io vi chiedo di non parlare una sopra l'altra, ragazzi, sennò a casa non si capisce nulla. Mirella. Allora, l'unica soluzione in questo momento che si può applicare è questo famoso braccialetto elettronico. È quello che mi stupisco e vorrei delle risposte, vorrei che qualcuno si affacciasse sul nostro orizzonte e ci dicesse: guardate, non lo mettiamo
perché? E noi capiremmo, ma nessuno ce lo dice. Questo è uno spazio pubblico a cui Eleonora sta dando, come dire, voce ad Anna da parecchio tempo. Allora, perché qualcuno non ci dà una risposta? Ecco, scusa, il braccialetto elettronico, Eleonora, è fondamentale. E noi, penso tu per prima, aspetti una risposta. Sì, io vorrei Anna, sapere... non ti scoraggiare perché vedrai che ce la facciamo. Io adesso vorrei seguire anche un'inchiesta su questi braccialetti elettronici, perché poi qualcuno mi dice che ci sono, qualcun altro mi dice che non ci sono pochi, qualcun altro dice no, ma li mettono, vabbè, costano. Un costo, ma visto che è stata creata una legge così importante come quella del codice rosso, vanno attivate tutta una serie di protezioni intorno, perché se gli si dice a un uomo, ma io posso rimandare questo servizio, lo voglio rimandare per farvi vedere come lui a noi, dice, siamo dei giornalisti, ci dice che non la conosce, ma ci rendiamo conto? Rivolgiamo il nastro, dimmi Giovanni, volevi dire una cosa? Sì, no, io ero uno che considerava il braccialetto elettronico la soluzione. Poi ci ho ragionato un attimo su, dopo l'ultima tua trasmissione, mi sono detto, ma il braccialetto elettronico mette nella condizione la signora di stare chiusa in casa, perché altrimenti una persona che esce da casa propria e incontra il suo aggressore in giro per la città, come si fa a capire? Ma il braccialetto va a lui. Va a lui, certo, ma come fai a capire che lui non può stare fermo in casa? No, perché il braccialetto viene attivato con le forze di polizia. Ma se si avvicina in una piazza centrale della città, dove per caso ci va la signora con i suoi figli? E dovrebbe scattare. Scatta dove? Perché? Scatta per quale motivo? Secondo me non scatta. Tant'è che la mia valutazione è, questo signore deve andare via da quella città. Mettiamo una situazione protetta, dove intanto lo si segue, lo si capisce che cavolo sta succedendo, lo si cura, però in un'altra città, in un altro comune, da un'altra parte. 3 anni. Noi mettiamo alla fine in segregazione la signora, che deve stare attenta a non incrociare in quel comune il suo sposo. Allora, riavvolgiamo un attimo il nastro. Riavvolgiamo il nastro e vediamo, oltre ad aver detto che non la conosce, due braccialetti elettronici, io ho notato anche alcuni passaggi. Intanto la velocità di quest'uomo, che davanti alle telecamere, quando capisce che noi siamo arrivati lì, scappa. Con grande razionalità anche, poi, quando risponde, chiama il nostro... Bugliarello chiama e gli dice, ma perché non ci risponde, riattacca, rimette giù. Riguardiamo un attimo. Buongiorno, mi scusi. Buongiorno, signor... Buongiorno, siamo della RAI. Le posso fare qualche domanda? Riguarda che cosa? No, per la storia, sai, della signora... che dice che la signora... le dà fastidio. Però, siccome facciamo parlare sempre la signora... ci dica qualche cosa pure lei dal suo punto di vista. Cosa pensa? Niente. Non c'è niente da dire? Possibile che non c'è niente da dire sulla... Non ha niente da dire. Attenzione. Faccia attenzione. Aspetti un momento, diamo il suo punto di vista. Pronto? Chi è? È pronto, parlo con... No, l'ha sbagliato. È vero che lei fa dei gesti brutti quando la vede? '78. Formicola! Attenzione che poi nei processi, quando qualcuno inizia a parlare, qualche avvocato inizia a parlare dell'incapacità di intendere, di volere, ecco, certe cose poi andrebbero anche documentate, perché qua... No? Certo. Che lui è sveglissimo. Buongiorno a tutti in studio. Buongiorno Eleonora. Sì. Quando si parla dell'incapacità di intendere e di volere, io sorrido.
Sorrido perché io ritengo che siano realmente tutti perfettamente capaci di intendere e di volere. Un uomo che decide di fare del male a una donna lo fa nel pieno delle sue capacità mentali. Io questa cosa non mi stancherò mai di dirla. Capisco che in qualche maniera si deve trovare il modo anche di difenderli ed è anche giusto, però insomma non raccontiamo sciocchezze perché io ho seguito tantissimi casi di donne uccise, io non ho mai visto, veramente mai e mai sentito un uomo che si sia veramente pentito di aver fatto male alla propria moglie, alla propria compagna. Quindi cerchiamo di essere anche razionali su certe cose invece di tendere sempre a giustificarle certe situazioni. Ora però mi preme di risolvere questa situazione perché abbiamo capito fino ad ora, lo stiamo veramente gridando con tutta la voce che ho, non basta un divieto di allontanamento perché quest'uomo non capisce, non basta. Che si fa? Brava. Che si fa? Infatti. Anna, io, tu che cosa sono chiedi? Sempre, cosa... sono sempre stata molto molto... Beh, cosa chiedo? Chiedo che venga aggiunto un altro provvedimento, anche perché io non sono sicura, continuo veramente a sprofondare nelle mie paure, nella mia situazione, nella mia rabbia e io mi sento sicura solo se ho qualcuno accanto, quindi che mi dessero protezione, non lo so, qualsiasi cosa, però io non posso continuare così, né io né soprattutto, ripeto, i miei figli, io devo liberarli, io farò in modo di liberare i miei figli, o lo fanno loro o lo farò io da sola. Ma la questura che cosa ti dice? Cioè, scusami, dopo questo divieto di allontanamento, niente. Lui è ritornato niente. Da te? È ritornato? Tutto tace. Tutto tace. Ma dopo il divieto di allontanamento, che immagino già gli sarà stato notificato, lui è venuto sotto casa tua? Di nuovo? Certo. Certo. Allora, però scusatemi, questo, hai denunciato questa alla questura? Io non posso dirtelo perché io sono chiusa in casa. Ma quest'uomo di 78 ragazzi, anni... Però, io sono chiusa figlio. In casa, come faccio a sapere? Ha qualcuno che si occupa di lui, quest'uomo che ha 78 anni, da quel che abbiamo appreso, no? Cioè, ovviamente si pensa che dovesse commettere un gesto estremo, rischia anche di non andare in carcere, tra virgolette, che sarebbe gravissimo, ma quest'uomo non ha qualcuno che si può occupare di lui, un figlio, un parente più giovane, che ne valuti poi le condizioni magari non mentali. Sanno nemmeno di quello che combina. Sì, non sanno. Magari bisogna avvisare tutta la famiglia. Quando c'è una persona così pericolosa, ma va avvisata Francesco, tutta la volevi intervenire? Ti vedevo... Non si sente. L'audio? No, non c'è buono l'audio. Comunque, allora, purtroppo... Dimmi, mentre, Antonella. Ecco, è una cosa terribile quella che sta facendo questo signore, ma non è l'unico, perché da che è stato attivato il codice rosso, sono... cioè del 2019, sono 4.000 le volte in cui è stato infranto il divieto di avvicinamento, quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Adesso sì, ci sono dei correttivi, stato, c'è un disegno di legge che correggerà queste cose inasprendo le misure, però i tempi della giustizia non coincidono sì, con i tempi delle solo, persone, ma magari nel frattempo ad Anna potrebbe succedere Antonella, qualcosa di brutto. Antonella, scusa se ti interrompo, ma ti ricordi che qui abbiamo discusso il caso di un personaggio che ha fatto 500 chilometri per avvicinarsi a una sua vittima e poi c'è stata una brutta, come dire... situazione. Ecco, per dire, quindi il divieto di allontanamento, se non è accompagnato dalle misure che possono essere varie, Eleonora prima poneva questo problema annoso di questi famosissimi braccialetti, insomma, di cui se ne parla tantissimo. D'altra parte, se poi i casi sono 4.000, 4.000 allora, braccialetti ma a comprare, si arriverebbe non ci vuole a dover mettere Anna sotto scorta, Giovanni? Ti faccio questa provocazione. Chiaro che può essere la soluzione. Io penso sempre che la persona che è stalkerizzata debba vivere in libertà e debba essere messo
messo da qualche parte la persona che fa lo stalker. Certo. Se no viviamo lei in una sorta di semilibertà e l'altro vive liberamente senza nessun problema. Questa è la mia ratio. Poi dopo ragione, come arrivarci? Giovanni, mica è facile se... vivere sotto no, scorta. Lo so. Appunto. È una vita terribile. È una roba pazzesca. Cioè, certo. Chi l'ha vissuto è terrificante. Appunto, giustamente, dice Giovanni. Francesco, lei prigioniera. Volevo intervenire, sì, ti vedevo appassionato di questo caso. Volevo dirti questa cosa, cioè a me quest'uomo pare lucido, guida, ha risposto scappando, quindi al vostro giornalista, ha capito benissimo la situazione, quindi che non si parli poi di incapacità di intendere e di volere in un processo. Io credo che questa donna non deve vivere sotto scorta, magari deve essere allontanato lui con una pena restrittiva, pur avendo 78 anni. Non credo che ci debba essere qualcuno che si occupi di lui, perché è un uomo che infrange le regole a questo punto, cioè va sotto casa di questa donna, la minaccia, la terrorizza, ha cambiato la sua vita, è lui che deve essere allontanato, cioè qui è lo Stato che perde se non ci sono delle pene certe. Quindi la procura deve in qualche modo intervenire, c'è un codice rosso, però bisogna, quest'uomo non... Io credo che anche con il braccialetto elettronico farà le stesse cose, quindi a questo punto servono delle pene forse restrittive. Arriva la polizia subito, ma questa donna non vive più, non è che può stare con la paura che ci sia la polizia dietro casa in continuazione. Dobbiamo regalare a questa donna la libertà della vita, non vive più in questa maniera. Allora, io veramente oggi faccio un appello, Anna, mi sento, io ti avevo promesso che non ti avrei lasciata sola. Devo dirti la verità, che quando sei stata chiamata in questura... pensavo che insomma le cose fossero andate avanti bene ed effettivamente sono successe delle cose importanti, ti è stato riattivato il codice rosso, è stata preventivata appunto questa misura di allontanamento. Siccome però non basta, allora c'è un ulteriore appello nostro, anzi fallo tu Anna, perché ci tengo che esca un tuo discorso su questo. Hai la telecamera del servizio pubblico di Rai 1, a te. Allora io chiedo che venga rivalutato il provvedimento, che si è fermato al 2020 questo provvedimento, quindi di guardare tutto quello che è successo fino a giovedì, quindi di valutare tutto quello che ha fatto quest'uomo in questi 3 anni e mezzo senza fermarsi davanti a nulla, e non si fermerà neanche per i 300 metri di allontanamento. Quindi veramente di rivalutare tutto quanto e di non aspettare settembre per il processo, di veramente fare qualcosa di concreto, perché così non mi hanno liberata, anzi io mi sono rinchiusa ancora di più perché ho paura di una sua reazione. Allora io non esco più di casa, porto solo i miei figli a scuola. Posso avere un po' di acqua, grazie. Allora io vorrei rimettere in onda Anna tutti i giorni di nuovo, perché abbiamo capito che il problema non è stato risolto. Non è stato risolto con la volontà di tutti di risolverlo, attenzione, però serve un passo in più, perché Anna adesso, oggi si spengono le telecamere, domani è sabato, domenica, il fine settimana, sei sola, non c'è nemmeno la scuola, forse non hai più nessuno perché tutti gli amici tuoi si sono spaventati, perché questo uomo ti si presenta là davanti. Ecco, vi prego, ascoltate l'appello di Anna, perché Anna... e in questo momento ha paura di morire. Questa è la verità. Aiutiamo questa donna da parte di tutti quanti, anche qui nel nostro studio, tutti i giornalisti. Assolutamente, storie di stalking purtroppo aiutiamo, si trasformano. Aiutiamo questa donna, scriviamo di questi casi. Ecco. Certo. Non è perché c'è un caso che fa più like o meno like, no, queste sono le storie che vanno raccontate, scritte, seguite con affetto, con amore anche del proprio lavoro, certo. Perché queste sono le storie che hanno bisogno di noi, veramente. Anna, ti siamo vicini, tu lo sai. Eleonora, grazie, grazie veramente di cuore. Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie. Speriamo grazie. Che veramente possano fare qualcosa, anche oggi pomeriggio, guarda, che questo braccialetto elettronico è un attimo, sì. da mandare, applicare, almeno così, quello. Questo signore poi, non ti si avvicina, più né a te né ai tuoi figli. Non è così difficile, non sarebbe così difficile. Per cui muoviamoci tutto insieme perché ciò avvenga.